la sidoro e mi fa solo di un fusolone, si la sidoro e mi fa solo la sidoro. Ciao a tutti, Guido Musichetti è qui con voi anche oggi per la lezione di teoria e solfeggio. E io credo che il buon musicista non dovrebbe mai trascurare lo studio teorico della musica, soprattutto se i suoi interessi si dirigono verso la composizione. Ecco, e cosa c'è di meglio se non approfondire la matematica della musica, trovare questa scienza sublime dei suoni che si organizzano matematicamente e che fin da piccoli ci dà la possibilità di esplorare questa grande arte che si spera sempre ci accompagnerà per tutta la vita. Ecco, un mio vecchio maestro diceva sempre: ragazzi, studiate il solfeggio perché le canzonette verranno da sole. E con quell'aria buona, con quell'aria bonacciona un po' che avevano i vecchi di una volta, ci insegnava una lezione veramente saggia che oggi è sempre più difficile trovare, ahimè, fra i giovani e ancor più tra i giovanissimi. La musica, è vero, ci dà tante soddisfazioni, ci permette di esplorare i nostri sentimenti più profondi, ma è anche vero che richiede uno studio assiduo, un impegno, uno sforzo e una costanza. E allora, in questo caso, io utilizzerei la metafora di una casa. Quale architetto, quale ingegnere costruirebbe una casa su delle fondamenta non stabili? Per questa ragione, lo studio della teoria e del solfeggio è una pratica fondamentale che lo studente dovrà coltivare possibilmente fin dall'inizio e non dovrà certo abbattersi se i primi tentativi non saranno così efficaci. Non dovrà deludersi se vede che la sua lettura all'inizio non è buona. Ci saranno altre possibilità. Resta ovviamente il fatto che tutto ciò che si riesce ad imparare sarà per noi un sapere profondo, un sapere che forse un giorno potremmo anche restituire agli altri, agli amici, ai conoscenti, alle persone che incontriamo nella nostra vita e con le quali vogliamo comunicare le nostre sensazioni. Ecco, io credo veramente che uno studio profondo, dettagliato, preciso, curato, magari inizialmente seguito da mani esperte, non possa che giovare alla nostra attività. Un ultimo consiglio: acquistate libri buoni, perché solamente dai buoni autori, intendo dire i buoni autori teorici, se ne può ricavare una conoscenza congrua del nostro sapere musicale. E per il resto, come sono solito dire, esercitatevi, esercitatevi ed esercitatevi. Ecco. Per oggi è tutto, Guido Musichetti, lezione di solfeggio e il web e tutti voi. Ciao e grazie. Fa sol la si do re mi fa sol la si do re fa sol la si re mi fa sol la. Vedete, è importante continuare ad esercitarsi.